La collega sulla terraferma assomiglia a una lenza. Sembra che Venezia abbia boccato all'amo. Il Veneto legge e si attiva per dimostrarlo. Al Via, la prima maratona di lettura organizzata dalla Regione Veneto, in collaborazione con le scuole e le biblioteche del territorio. Venerdì 29 settembre, una fitta rete di persone, tra cui insegnanti, bibliotecari, volontari e professionisti, sono scesi in campo su tutto il territorio del Veneto per promuovere la lettura, recandosi in spazi pubblici ed esibendosi di fronte a una platea di spettatori. Un'iniziativa a cui ha aderito attivamente anche la comunità di Valdobbiadene, grazie al gruppo volontario Voci di Storie. Anche ben oltre i 300 km all'ora quando è impicchiata. Non ce n'è per nessuno. Durante la giornata, i lettori si sono recati in quattro locali pubblici e in una scuola dell'infanzia delle frazioni del comune, con un carico di libri di autori e ambientazioni veneti da leggere a voce alta agli spettatori. Il progetto è culminato simbolicamente con l'appuntamento serale presso Palazzo Piva, sede della biblioteca comunale. Un'iniziativa che ha posto al centro il tema della lettura e che ha sensibilizzato a questa attività come momento non solo di cultura personale, ma anche di aggregazione.